Non ha storia la partita tra Ajax e Manchester United che chiude la gruppo B della seconda giornata del Venice Champions Trophy. Si parte subito con il gol di Van der Sanna dalla distanza. Rimane fermo Forshaw, il primo gol di una lunga serie. Sarà una mattinata difficile per il Manchester United. Il bel sinistro da fuori area di Van der Sanna, suo primo gol nel torneo. Dopo il primo arriva il secondo, ma prima un errore di Van der Sanna che manda Cilesi davanti alla portiere. Setford bravissimo nella parata con la mano destra, la miglior occasione della partita per lo United, che aveva avuto la possibilità anche di pareggiare sull'1-0. Poi però arriva il dominio assoluto dell'Ajax, che raddoppia con il colpo di testa di Konadu sul calcio d'angolo da sinistra. Sfrutta il fisico il numero 9 dell'Ajax, Don Angelo Konadu. Terzo gol in questo torneo, terzo gol anche per l'Ajax con il gol di Strock di potenza dopo l'azione sulla sinistra condotta da Van der Valk. Arriva il secondo gol nel torneo per Timothy Strock, sinistro violento a mezza altezza, nulla da fare per Forshaw. Da 3 si passa a 4 ed è ancora Konadu che parte in progressione, mette al centro, anzi Strock mette al centro e c'è il gol di Konadu sull'assist da parte di Ugwu. 4-0, Ajax che di fatto fa gol ogni volta che scende per andare a tirare. Nel primo tempo arriva anche il quinto gol, la punizione di Strock, bellissima, imprendibile per Forshaw, è il terzo gol del torneo per Strock dopo quello realizzato contro l'Atletico. Si va al riposo sulle 5-0, la manita sfornata dall'Ajax già nel primo tempo. Stessa musica nella ripresa che si apre subito con il 6-0 di Don Delia O'Neill, appena entrato dopo 40 secondi fa gol il piccolo fuoriclasse con la maglia Ajax, il suo secondo gol in questo torneo, non sarà però l'ultimo, ancora Ajax, ma prima c'è una traversa colpita, scheggiata da Ashton Missin su punizione, l'unico tiro in porta dello United nel secondo tempo. Da qui in avanti ancora soltanto Ajax con l'errore di Wetley che serve ancora O'Neill, O'Neill davanti al portiere, non sbaglia. 7-0 e ancora Don Delia O'Neill dopo aver rubato palla a William Jones. 7-0, non è finita. Ancora l'Ajax, ancora O'Neill che stavolta si mette a fare gli assist. Il gol di Van de Pavert, primo gol nel torneo per il numero 17 Ryan Van de Pavert. 8-0, non è finita. Si va avanti, l'azione personale di Agi Lioe, diagonale imprendibile ancora per Forshaw ed è il primo gol anche per Yalil Lioe Agi. 9-0 Ajax e infine il decimo gol ancora di O'Neill proprio a tempo scaduto. 10-0 Ajax in doppia cifra, quarto gol per O'Neill che raggiunge il compagno Konadu in classifica canoniere a quota 4.